Anche le intelligenze artificiali ci possono dare un aiuto. Eventualmente abbiamo bisogno di fare qualcosa, di produrre per esempio una presentazione. So che molti usano già questi strumenti a vario modo, a vario titolo, in vari contesti, ma oggi ho provato facendo questo video e proponendolo a chiedere a ChatGPT come fare presentazioni per renderle più accattivanti e ovviamente nei contesti dove ognuno lavora. Io lavoro in classe e mi avvalgo sempre di più di presentazioni, proprio perché gli studenti devono poter vedere ciò di cui si parla. Oggi siamo in una società molto visuale da questo punto di vista, come si dice, in una società dell'immagine, e anche le presentazioni, sebbene non risolvano il problema dell'insegnamento, danno un grande aiuto perché fanno sì che gli studenti possano vedere per argomenti ciò di cui si sta parlando. Adesso vedrete questo video dove io appunto ho chiesto a ChatGPT alcuni consigli e adesso ve li propongo, anzi lui ve li propone. Passiamo al video. Come posso fare presentazioni accattivanti? Dammi qualche consiglio. Ti propongo alcuni suggerimenti per fare delle presentazioni accattivanti. Conosci il tuo pubblico. Prima di creare la presentazione, fai qualche ricerca sul tuo pubblico per capire le loro esigenze, interessi e livello di conoscenza sull'argomento. In questo modo puoi adattare il tuo contenuto e lo stile di presentazione alle loro esigenze. Pianifica la tua presentazione, crea un'outline dettagliata della tua presentazione, con punti chiave, illustrazioni e grafici per rendere il tuo contenuto più chiaro ed accattivante. Usa immagini accattivanti, le immagini possono rendere la tua presentazione più visivamente accattivante e possono aiutare a trasmettere il messaggio in modo più efficace. Usa immagini di alta qualità e appropriate per l'argomento. Utilizza un design pulito e professionale, il tuo design dovrebbe essere pulito e professionale, ma anche accattivante. Usa colori che si abbinano bene tra di loro e usa il testo in modo strategico per evidenziare i punti importanti. Fai uso di storytelling, raccontare storie può essere un modo efficace per coinvolgere il pubblico e farli sentire coinvolti nella presentazione. Cerca di creare un legame emotivo con il tuo pubblico attraverso una narrazione coinvolgente. Prova la tua presentazione, non improvvisare, ma prova la tua presentazione per essere sicuro di avere un flusso logico, evitare gli errori e rimanere nel tempo previsto. Interagisci con il pubblico, coinvolgi il tuo pubblico facendo domande, stimolando la discussione e rispondendo alle loro domande. In questo modo, creerai un'atmosfera più dinamica e coinvolgente. Esistono degli strumenti online? Anche qui ti chiederei qualche consiglio. Molti strumenti disponibili per creare presentazioni accattivanti. Ecco alcuni dei più comuni. Microsoft PowerPoint è uno dei programmi di presentazione più utilizzati al mondo. Offre numerose funzionalità per la creazione di presentazioni, come la possibilità di aggiungere immagini, testo, grafici, animazioni e molto altro. Google Slides è un altro programma di presentazione molto popolare. È disponibile online ed è completamente gratuito. Offre molte delle stesse funzionalità di PowerPoint, ma con la comodità di poter accedere alle presentazioni da qualsiasi dispositivo connesso a internet. Canva è un'ottima opzione se desideri creare presentazioni più visivamente accattivanti. Offre una vasta gamma di template e modelli per presentazioni, oltre a molte opzioni per personalizzare l'aspetto della presentazione con grafici, immagini, icone e altro ancora. Prezi è un software di presentazione basato su una struttura di presentazione non lineare, che consente di creare presentazioni dinamiche e coinvolgenti. Offre una vasta gamma di modelli e opzioni per personalizzare l'aspetto delle presentazioni. Keynote è un software di presentazione sviluppato da Apple, disponibile solo su Mac e iOS. Offre funzionalità avanzate per la creazione di presentazioni, come animazioni avanzate, effetti visivi e altro ancora. Ti consiglio di scegliere il programma che meglio si adatta alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi di presentazione. In generale, ti consiglio di utilizzare strumenti che offrono la possibilità di personalizzare l'aspetto della presentazione e di includere immagini e grafici per rendere il contenuto più visivamente accattivante. Esistono anche intelligenze artificiali che mi possano aiutare a fare presentazioni accattivanti in classe? Non esiste una specifica intelligenza artificiale per creare presentazioni accattivanti, ma ci sono diversi strumenti di intelligenza artificiale che possono aiutare a migliorare la qualità della presentazione. Ad esempio, esistono strumenti di intelligenza artificiale che possono suggerire layout, colori e immagini in base al contenuto della tua presentazione.
Alcuni di questi strumenti utilizzano l'apprendimento automatico per analizzare e comprendere il contenuto della presentazione e suggerire i migliori elementi visivi per migliorare la sua accattivantezza. Inoltre, esistono strumenti di intelligenza artificiale che possono aiutare a migliorare l'interattività della presentazione, come ad esempio chatbot che possono rispondere alle domande del pubblico durante la presentazione. Questi strumenti possono aiutare a rendere la presentazione più coinvolgente e interattiva per il pubblico. Tuttavia, è importante ricordare che l'AI non può sostituire completamente l'abilità e la creatività umana nella creazione di presentazioni accattivanti. È ancora necessario un occhio umano per valutare la qualità del contenuto e del design della presentazione e per garantire che si adatti alle esigenze del pubblico. Ti ringrazio dei consigli,